Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione di TRM H24, la cronaca in apertura, incidente, le prime luci dell'alba sulla statale 99 in direzione Matera. Un auto articolato si è scontrato con una Nissan Micra, un impatto causato dalla fermata improvvisa dell'auto per un'anomalia. Informano i vigili del fuoco immediatamente intervenuti sul posto. Il conducente dell'autovettura, un giovane materano di 24 anni, è in gravi condizioni. I sanitari del 118 hanno trasportato in ospedale anche l'autista del camion in stato di shock. Vasto incendio ieri a Gravina in Puglia, per cui sono state impegnate tutta la notte diverse squadre dei vigili del fuoco. In fiamme un deposito di spugna in contrada Grotta Marallo, sul posto anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a chiudere la strada di accesso all'area artigianale. Un'intensa colonna di fumo nero ha avvolto la città, tanto che le autorità sanitarie hanno consigliato alla popolazione di chiudere porte e finestre. Non ci dovrebbero essere valori di PM10 preoccupati, ma dall'ARPA arriveranno i risultati dei rilievi. Ora parliamo di clima, due lucane alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro 33 stati, Italia compresa. Sentiamo perché. Due lucane, una ragazza di Ferrandina e il suo avvocato di Matera, Angela Maria Bitonti, sono pronte per varcare le porte della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Insieme a una giovane di Belluno col suo difensore, hanno intentato una causa contro 33 stati dell'Unione Europea, Italia compresa, per non aver rispettato gli accordi di Parigi sul clima. Un'azione straordinaria, un grande successo, essere riusciti ad arrivare a questa udienza, l'udienza di discussione che presumibilmente ci sarà entro la fine dell'anno. Queste due giovani ragazze, di cui una di Ferrandina, hanno avuto diciamo, la prontezza di agire già nel 2021 chiedendo la tutela dei propri diritti fondamentali, quali il diritto alla salute, alla vita, compromesso particolarmente a causa dei fenomeni estremi a cui stiamo assistendo soprattutto in questa estate, che stanno flagellando ormai tutto il nostro paese. L'Italia è un paese particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici, come dice uno studio del CNR, in quanto interamente circondata dal Mar Mediterraneo che si riscalda, quindi provocando fenomeni estremi. E proprio a causa dei cambiamenti climatici, secondo Coldiretti, la produzione di vino quest'anno calerà del 15%. Inizia con la raccolta di uve di Negramaro per le basi spumante la vendemmia 2023 in Puglia. I primi grappoli sono stati raccolti a Campi Salentina in provincia di Lecce, in una vendemmia partita con almeno 10 giorni di ritardo. La regione, secondo Coldiretti Puglia, paga il conto degli eventi estremi causati dai cambiamenti climatici, per cui si stimano quantità in calo di almeno il 15%, ma di qualità eccellente. La produzione pugliese, sottolinea la Coldiretti regionale, dovrebbe scendere intorno ai 9 milioni di ettolitri contro i quasi 11 milioni dell'anno scorso, facendo entrare il 2023 fra i peggiori anni della storia del vigneto Puglia. Coldiretti Puglia stima in oltre 3 milioni le bottiglie prodotte sia con il metodo Charmat che con il metodo classico. Malvasia, Negramaro, Bombino Bianco e Nero, Verdeca, i vitigni preferiti per la produzione dello spumante pugliese. Tiene l'export del vino pugliese con un valore di oltre 54 milioni di euro anche nel primo trimestre 2023, dopo balzi a due cifre negli anni 2021 e 2022. Risultati entusiasmanti che testimoniano un processo di rigenerazione realizzato da un sistema di imprese che si è posto l'obiettivo, conclude Coldiretti, di offrire nel bicchiere un intero territorio fatto del patrimonio genetico dei suoi vitigni, delle sue ricchezze endogene, del clima, di paesaggio, di testimonianze artistiche e naturali, con i marchi di qualità che sono riusciti a penetrare il mercato estero, facendo un salto in avanti tangibile in pochi anni. Il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Tajani ha confermato il suo pieno sostegno a Vito Bardi per il suo secondo mandato da presidente della regione in vista delle elezioni del 2024. Lo ha scritto su Twitter lo stesso Tajani, precisando di essersi congratulato col governatore per l'ottimo lavoro svolto. Nello stesso messaggio, il vicepresidente del Consiglio ha detto di sostenere la candidatura dell'area sud della Basilicata a patrimonio dell'UNESCO. Ucraina, a Bari, celebrato il giorno dell'indipendenza. 24 agosto 1991,
Ucraina firma l'atto di indipendenza. L'Ucraina ha celebrato il 32esimo anniversario dell'indipendenza. A Bari l'associazione Uniti per l'Ucraina e tutta la comunità ha dato appuntamento in via Sparano davanti al sagrato della chiesa di San Ferdinando per un significativo momento di incontro nel segno della speranza, sottolineando l'importanza di restare uniti, italiani e ucraini, contro l'aggressione russa. Il nostro messaggio è di ringraziare tutti coloro che difendono questa indipendenza e anche a voi, gli italiani, ringraziare a voi per tutta la vostra accoglienza e tutto che avete fatto. Prima di tutto ringraziare a voi italiani, alla regione Puglia, a Bari, che ci avete raccolto con le mani aperte, con le braccia aperte. Questo è molto significativo per noi. Per questo siamo grati a voi e questa manifestazione anche per voi come un ringraziamento. Riconoscenza per la Puglia dunque da parte di chi vive qui, ma il cuore è sempre in Ucraina. Purtroppo la Russia ci priva di questa libertà, dei nostri desideri e dei nostri sogni. Ogni giorno in Ucraina muoiono nostri copaesani, nostri bambini. È un grande dolore e quindi oggi siamo qui per dare il supporto e dire che andrà tutto bene, che noi saremo liberi per il nostro futuro migliore. Ora voltiamo pagina, a Melpignano è tutto pronto per la notte della Taranta. L'aria di Melpignano nel cuore del Salento è frizzante e sincopata come il ritmo della pizzica. È la magia della 26esima edizione della Notte della Taranta, un evento che a partire dall'inizio di agosto ha animato tutta l'estate pugliese, che entra nel suo cuore nevralgico rappresentato dal Concertone. Uno show che è stato presentato qui alle mie spalle nel Palazzo Marchesale, dalla Fondazione Notte della Taranta e dalle istituzioni, ovviamente alla presenza della maestra concertatrice Fiorella Mannoia. Il tema dell'identità che cosa rappresenta per la musica e per il nostro territorio? Beh, questo è un festival di musica popolare, tradizionale, è un festival della tradizione e non bisogna perdere le nostre radici. La cosa confortante è che davanti ci sono tanti giovani, per cui questa cosa si sta tramandando di generazione in generazione. E essere entrati nelle pieghe di queste parole ti fa capire anche il momento storico in cui sono state scritte, cioè viene fuori tutto da quelle canzoni lì, anche la politica. Presenti e già pronti all'energia del palco della Notte della Taranta anche Bruno Risas e Arisa. Qual è l'emozione prima di salire su questo palco magico? Beh, è una grande emozione perché comunque non canto mie canzoni, canto canzoni della tradizione, canto canzoni legate ad identità molto forti che in qualche modo vanno recuperate, perché è giusto che quel tipo di memoria non si perda. Quindi mi sento molto responsabile, seppur ovviamente con l'idea che si tratta di una festa. Ho grandi aspettative su questo pubblico che mi è stato detto, insomma, che sarà una cosa, una botta d'energia incredibile, quindi molto curioso e molto emozionato. È un grandissimo onore, un grandissimo piacere, una bella responsabilità. Che cosa vuol dire mischiare un po' i generi, la musica tradizionale con poi quella che è la canzone mainstream? Ma in realtà non ci siamo inventati nulla e le canzoni belle resistono al tempo perché rispecchiano quelle che sono le vibrazioni che escono direttamente dal cuore. Quindi questa è la caratteristica che accomuna le canzoni mainstream che restano e le canzoni della tradizione che restano. Sono canzoni vere. E prosegue a Matera la settimana del Gezziamoci. Seconda giornata del programma della 36esima edizione del Gezziamoci a Matera. Il 24 agosto non solo musica ma anche spazio a momenti di approfondimento nel calendario delle iniziative Jazz Takes the Green con il laboratorio Upcycling City, dai rumori ai suoni della sostenibilità. A cura di Consuelo Nava, Giuseppe Mangano, Domenico Lucanto del Centro di Ricerca Universitario Habita Lab dell'Università degli Studi di Reggio Calabria. Un'occasione di riflessione sui temi della rigenerazione urbana e della coesione sociale, con racconto di esperienze svolte sul territorio e nelle comunità. È strano che i Sassi di Matera, che stanno al di là della collina rispetto al luogo che stiamo qua,
abbiano avuto nella loro configurazione dell'abitare degli abitanti di Matera un rapporto con il suolo, con la rupestre molto diretto e importante, con la morfologia del suolo. Adesso quasi i sassi della periferia di Matera, che è questa corona che abbiamo qui intorno a uno spazio che è abbandonato, sono diventati gli edifici di cemento, le palazzine, l'edilizia fatta probabilmente dagli anni 70 in poi, che può essere anche un'edilizia di pregio, ma che naturalmente ha stravolto il rapporto tra la geografia del luogo e l'abitare, diciamo, proprio di questa città. A seguire, nel giardino dell'Hotel del Campo, concerto con tre eccellenze del jazz italiano: Luigi Masciari alla chitarra, Giampiero Locatelli al piano elettrico e Pietro Iodice alla batteria. Difficile da descrivere, nel senso, perché prende proprio spunto da un po' tutta la nostra esperienza musicale, quindi c'è sicuramente tantissimo jazz, però c'è rock, c'è prog, anche reggae addirittura, che potremmo dire, anche musica contemporanea, soprattutto grazie a Pietro in realtà. Sicuramente ci sono delle ispirazioni americane, però insomma poi siamo noi, non è che noi siamo musicisti italiani, e abbiamo un background che va dalla musica americana alla musica italiana, quindi non saprei dire quanta ispirazione c'è, sicuramente ce n'è. E in più noi abbiamo questa componente un po' particolare del fatto che non c'è il basso. Il messaggio è chiaramente di perseverare. L'Italia offre purtroppo relativamente poco rispetto ad altri stati, altri contesti, però comunque fa sempre piacere che ovviamente contesti di questo tipo favoriscano il mantenimento delle attività culturali. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.